senza il vostro impegno e la vostra volontà di cambiare, questo Paese avrà un avvenire ancora più triste e più difficile. Impegnatevi. È l'appello accorato di Giuseppe Guzzetti, presidente di Fondazione Cariplo, rivolto agli oltre 500 studenti presenti al piccolo Teatro Strehler di Milano per i primi 20 anni di vita delle fondazioni comunitarie, sentinelle sui territori volute dall'organismo filantropico guidato da Guzzetti per intercettare i bisogni della collettività e promuovere la cultura del dono. Presente Provaltellina, decisiva per la realizzazione del ponte nel cielo di Tartano, illustrato da Renato Bertolini, presidente del consorzio Pustaresh, un progetto che parla di territorio e di rinascita della montagna. Siamo contenti che a questi nostri giovani che sono presenti poter dire: guardate che le fondazioni comunitarie possono, devono essere uno strumento di crescita, di migliore vita nelle comunità, di migliore partecipazione, quello che è accaduto in questi 20 anni. Quindi partecipate, date una mano in qualche misura, date ulteriore energia e forza alle nostre fondazioni comunitarie. Significativo il lavoro portato avanti da Pro Valtellina. Pro Valtellina è la fondazione comunitaria della provincia di Sondrio. Naturalmente queste nostre fondazioni comunitarie ottengono risultati positivi soprattutto per coloro che hanno amministrato, che amministrano queste fondazioni. Una giornata fantastica, eccezionale, abbiamo festeggiato i 20 anni delle fondazioni comunitarie, delle fondazioni del territorio, fondazioni che nelle rispettive province aiutano chi ha bisogno, sostengono l'ambiente, sostengono l'arte, sostengono la cultura e sostengono le persone che hanno veramente difficoltà, e sono tante in questo periodo. Grande l'interesse manifestato dai giovani che lei oggi ha voluto qui. Sì, siamo scesi in pullman da Sondrio tutti insieme con due classi quarte degli istituti superiori, il liceo scientifico Donegani e il liceo Piazzi Perpenti. Sono stati contenti anche i ragazzi e di questo non può che farci piacere. Abbiamo cercato di sollecitare la cultura del dono, di essere a disposizione degli altri, di essere a disposizione di chi fa del bene, e quindi speriamo di aver mandato un segnale, un messaggio, e sicuramente sono ragazzi molto intelligenti e sapranno apprezzarlo e sapranno coglierlo. Sul palco personaggi del mondo dello spettacolo, il regista e scrittore Monio Vadia, l'attore Giorgio Pasotti, il giornalista Max Laudadio e la produttrice discografica Mara Maionchi. Cosa si sente invece di dire ai ragazzi che questa mattina presto sono partiti dalla Valtellina, grazie a Fondazione Pro Valtellina, per prendere parte a questo evento? Dire che questi ragazzi sono formidabili, sono pieni di vita, di attività, di ricerca, per cui sono molto forti. Io sono una tifosa dei ragazzi giovani.